Vuoi qualcosa da bere? No, non voglio niente da bere. Così come non voglio che mi si tenga all'oscuro di importanti questioni familiari. Perché non mi è stato detto che Trey ha chiesto il divorzio? Perché non è stato ancora deciso niente, Mirna. Senti, è stata una giornata molto faticosa. Già, e non è ancora finita, credimi. E poi come osi, come hai osato minacciare mio marito? Io non so di che diavolo stai parlando. Sto parlando di tutte quelle cose che hai scoperto su Sam e le industrie Clegg. Ma come... È stato Sam a dirtelo. Questo non ha importanza. Io voglio sapere come hai fatto tu a scoprirlo. È stata Paola, vero? Tale madre, tale figlia. E scommetto che anche tu eri d'accordo con lei nel piazzare Ron e Angelo a spiarci nella nostra stessa casa. Ma nessuna di voi due la passerà liscia stavolta. Senti, Mirna, nessuno vuole fare del male a Sam. Ah, sul serio? Sto solo cercando di impedire a Trey di commettere il più grosso errore della sua vita, cioè sposare Kelly Harper. Conosci le conseguenze che avrebbe per tutti. E vuoi mandare mio marito in prigione, umiliare pubblicamente me e la mia famiglia? Quali conseguenze avrebbe questo per Mirna, tutti? Mirna, Trey non permetterà che si arrivi a questo. Beh, neanch'io, cara. E ti avverto fin d'ora, Sloan, farò qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, purché non traperi questo scandalo. Sono stata chiara? Sì. Bene, allora adesso vado di corsa a dire le stesse identiche cose a quella specie di vipera di tua madre.